Ci sarà anche una norma nazionale a blindare la fusione dei comuni e quindi di conseguenza anche la nascita della Grande Pescara, unione di Montesilvano e Spoltore con il capoluogo. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso lo ha annunciato nel corso della riunione degli stati generali della Grande Pescara. L'incontro è il tentativo di comporre politicamente le tante resistenze che esistono lungo il percorso di nascita del nuovo comune metropolitano. Esistono due proposte di legge regionale a riguardo, ha ricordato D'Alfonso, e l'ente vuole porsi come orecchio in ascolto delle problematiche sollevate dai sindaci che, tra l'altro, entro il 10 novembre avrebbero dovuto pronunciarsi sul progetto della nuova Pescara. Nel frattempo le 20 associazioni che hanno già aderito al progetto di fusione dei comuni rivolgono un sollecito ai sindaci delle tre municipalità interessate, Alessandrini, Maragno e Di Lorito, affinché facciano pervenire al più presto il loro parere. D'Alfonso questa mattina, davanti a tutti gli attori interessati al progetto di fusione, ha invitato a mettere da parte i problemi e a cercare di anteporre le possibili soluzioni, guardando agli aspetti positivi dell'operazione. Sulla Grande Pescara o sulla Nuova Pescara, come dir si voglia, i cittadini dei tre comuni si sono già espressi con un referendum nel 2014 che a larga maggioranza ha detto sì alla fusione. Se sul tavolo vengono versate proposte che aumentano la qualità, saremo degli imbuti. Se sul tavolo vengono versate liquidi pieni di vetri spezzati, è chiaro che faremo funzionare le scuole alte che abbiamo fatto. Noi non siamo né spagnoli né catalani, siamo italiani che hanno capacità di dare valore ai pronunciamenti del popolo. Io ritengo che quando si fa un confronto, la materia che viene messa a confronto si debba arricchire. Strumentalizzate questa occasione, arricchite la materia che vi sottoponiamo a confronto.